Davide Boldrini, direttore del Corva Resotto. Questa sera ha coordinato appunto la tavola rotonda con i vari protagonisti di questa serata. È un'apertura, un'impressione su questo evento? Ma guarda, arrivi e partenze a Luino, nella stazione di Luino, con persone che lo hanno conosciuto, con Enrico Lamberti che ha così esposto le sue fotografie e con altri personaggi come Renato Puggina, che è il regista di questo documentario che vedremo tra poco. Per cui una serata per ricordare Piero Chiara proprio a 100 anni esatti dalla sua nascita. Tu hai in mano il cappello di Piero Chiara, il simbolo dell'Aluino, questo cappello. Cosa rappresenta per te Piero Chiara come giornalista? Ma ti dirò anche a livello personale, un grande scrittore che mi è sempre piaciuto, che ho letto e che secondo me è ancora piacevolissimo da leggere, così come tanti altri scrittori di successo. Purtroppo è mancato nell'86, altrimenti avrebbe sicuramente coronato tanti altri successi letterari. Adele Cossi, mezzo soprano, prima che inizia, ci dica cosa canta. Canterò un tango. Innanzitutto iniziamo con un augurio a Chiara, gli facciamo gli auguri di buon compleanno, visto che sono i 100 anni dalla sua nascita, e poi un tango, perché essendo lui un amante delle donne sicuramente gradirà questa canzone, un tango molto struggente, e poi due pezzi d'opera sempre con due donne protagoniste. Francesca Boldrini, direttore artistico degli incontri con i protagonisti. Un'impressione su questa serata? Diciamo che il direttore artistico è una parola molto grossa, cioè io sono una persona che da anni studia Piero Chiara, la sua opera, la sua vita e quindi ha aggiunto qualche competenza e la mette a disposizione degli altri. Quindi questa rassegna è una rassegna interessante, innanzitutto sarà all'insegna della sobrietà come richiedono i tempi e sarà molto interessante perché avrà come intreccio la filmografia di Chiara con il rapporto tra film e opera letteraria, l'intreccio tra realtà e fantasia, anche attraverso le testimonianze di persone che hanno conosciuto Chiara, che hanno vissuto con lui alcune esperienze. Ecco che avremo Vittorio Berilo, che è regista di Capitani Forse, sceneggiato da Piero Chiara, avremo Ettore Imparato, che con Piero Chiara ha sceneggiato Viva Miglia Vacca, avremo sto pensando perché sono tante le iniziative di queste, e poi anche le persone che condurranno le serate sono tutte persone che conoscono Chiara e quindi sono un attore, Fabio Corradi, sono un giornalista, Davide Boldrini, un critico cinematografico, Mauro Gervasini, quindi persone che comunque sia hanno diciamo, un certo valore rispetto a una certa conoscenza di quello che è l'opera di Chiara. Ecco, lei personalmente, se dovesse avere un ricordo di Piero Chiara, dirci un aneddoto sconosciuto, ha qualcosa in particolare? Allora, sono veramente tanti gli aneddoti che riguardano Piero Chiara. Io dico che le cose che mi è rimasto più impresse e mi fa anche più piacere ricordare è il legame che lui ha avuto con il mio paese, che è Duno. Infatti lui diceva: conosco questo luogo poeticamente come pochi altri, perché lì c'è stato il più grande amore della sua vita. Ha conosciuto questa ragazza agli esami di scienza complementare, Nina Magada. Purtroppo questo amore è durato pochi anni, perché poi è morta giovanissima, e lui tutti gli anni è venuto, fino alla sua morte, fino al 1986, è venuto ad Uno il giorno in cui ricorreva la data della scomparsa a portare un fiore. Quindi una persona, un uomo di mondo come lui, che avesse questa sensibilità e questo affetto, mi fa molto piacere e comunque mi fa molto anche pensare. Ecco, si parla tanto che Piero Chiara era anche un rapporto anche con le donne, sì. Allora c'è anche un Piero Chiara romantico, il rapporto di Piero Chiara con le donne del tempo com'era?
Allora, diciamo che forse lui voleva apparire come un grande viveur, lo sarà anche stato, però aveva un certo rispetto, un certo riguardo, tant'è vero che anche nelle scene un po' osé, lui non è mai andato oltre la porta della camera da letto, proprio perché c'è tanto, tutti sanno cosa può succedere, non è il caso di... Quindi aveva questo, io penso, questa... raffinatezza, questo modo lì, ecco, poi dopo qualcuno può pensare diversamente, magari in alcuni tratti di alcune donne magari sono state caratterizzate magari in un certo modo, ma magari in quel momento lui voleva forse nascondere qualche suo sentimento o qualcosa che gli apparteneva, che non voleva che altri entrassero nel suo intimo. Sara Maestri, la madrina del Varese Calcio e madrina anche di questa serata. Cosa rappresenta per te Piero Chiara e cosa rappresenta il prossimo impegno il pretore di Cuvio? In realtà questa sera non sono la madrina, sono l'ideatrice, colei che ha voluto e ha organizzato questa mostra e questo grande evento che si chiama Cent'anni d'autore, in cui rientra anche il film. L'idea di festeggiare Piero Chiara, un autore che ho nel cuore perché ha reso grande la terra in cui io sono nata, quindi gli sarò grata per sempre, poi per me è il più grande scrittore, il romanziere degli ultimi tempi e questa sera siamo qua per festeggiarlo, per il suo compleanno, quindi sono molto emozionata, sono molto contenta e che Dio ce la mandi buona. Ecco, io dicevo madrina perché sei l'ideatrice, ma sei la madrina anche perché stasera c'è anche la tua figlia in giro, perciò è madre di tante cose, la portatrice di bonheur, portatrice di tanta simpatia. Cosa rappresenta per te il pretore di Cuvio? Sono 2 anni e mezzo che vivo solo per realizzare questo sogno, mi ci sto dedicando con tutta me stessa, spero che sia un sogno che diventi realtà, l'idea di riportare il grande cinema nella mia terra. Già questa sera comunque è un assaggio, vedere Piero Chiara con queste 23 opere, questa installazione cinematografica creata da Enrico Lamberti con tutti i posti meravigliosi della nostra Luino, è già un piccolo passo in avanti. Speriamo che sempre più persone si avvicinino al cinema, che riamino la cultura, che vivano di questo, perché la cultura è pane gratuito, no? Ed è pane di sogni ed è una cosa molto bella che nessuno ci deve togliere. Tu sei una ragazza molto sensibile, molto romantica e un'attrice veramente straordinaria. Guardando la foto di Piero Chiara, visto che tu non l'hai conosciuto, cosa la tua sensibilità, cosa ti ispira? Molta simpatia e questa sera spero anche protezione. No, lui era una persona molto molto simpatica. Io ero molto piccola quando l'ho visto la prima volta. Bene. Vieni. Vieni, vieni. Ecco, abbiamo qui anche la sua piccolina. Lei è Alessia. Si chiama Alessia. Vuoi dire ciao? Ciao. Ecco. Ciao. E allora tu ci rimane che vedere il film e stare con Alessia. Ciao. 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 100 anni d'autore. Enrico Lamberti, fotografo di personaggi famosi. Ci spieghi un attimo questo omaggio a Piero Chiara. Questo omaggio a Piero Chiara intanto mi rende molto felice, perché è la prima volta che riesco a mettere tutti i 23 suoi ritratti che lui aveva scelto. Quando io lo incontrai e gli proposi le fotografie con la sua collezione di cappelli, lui ne fu felice e portammo avanti 2 sedute fotografiche in un mio vecchio studio nel 1983. E prima del suo compleanno, 70° compleanno. E questa cosa gli piacque, a me diede tanto. Una volta finito io trovai una selezione molto alta, mai successo con un personaggio di avere una selezione per pellicola di scatti. Quando glieli portai, lui li scelse e poi li contò. Dato che il 23 per lui era un numero scaramantico, non solo perché era nato, ma era il suo numero fortunato, fu oltremodo felice e quindi lui volle da allora che io rappresentassi la sua persona da lì in poi. Era il 1983 e di lì poi ci sono state le quarte di copertina degli ultimi suoi 2 libri ed altre situazioni. Però devo dire di essere felice, di essere... di aver conosciuto un personaggio che mi ha dato tanto, soprattutto nel cuore. Ecco,
tu che hai conosciuto Piero Chiara, io so che hai diversi aneddoti che ogni tanto mi hai raccontato, uno in particolare. Ma uno in particolare, io preliminarmente andai a trovarlo nel suo ufficio, che era poi la sede del Partito Liberale Italiano. In quell'appuntamento c'era anche un direttore Rizzoli. Lui era appena tornato dalla registrazione di una intervista sulla radio della Svizzera Italiana, e dato che si lamentava un po' del fatto che lui, che era uno dalle tirature da 50.000 copie al primo colpo, la Mondadori aveva detto: guarda, parti con 20.000. E lui dice: se io parto con 20.000, gli altri che partivano con meno dove arrivano? Allora lui lanciò, e non scendo nei dettagli perché sono un po' così, però lanciò un appello agli architetti per costruire una libreria da stanza da bagno, la parola non era questa, dove tenere i vari classici e i libri, i romanzi suoi, in modo tale che i primi avrebbero stimolato e i secondi avrebbero portato una lettura di una mezz'oretta in maniera soddisfacente. Ma la mia esperienza con Piero Chiara devo dire che è stata delle più stupende di quelle che possono essere state, nel senso che io, giovane studente appena uscito dall'università, cercavo qualche personaggio famoso che mi desse una mano, siccome avevo studiato cinematografia, in particolare le trasposizioni di romanzi in film, la persona più adatta a Varese era Piero Chiara. Lui mi ha ricevuto con molta apertura, non ci sono stati assolutamente problemi. E la prima cosa che mi ha detto è stata questa: imparato, io qui ho un racconto che per me è adatto per essere una sceneggiatura cinematografica. Vuole fare qualcosa? L'abbiamo fatta, è piaciuta. Lui aveva in mente di esordire nella regia con questa sceneggiatura tratta dal suo racconto. Avevamo già il cast al completo, che era lo stesso di Venga a prendere il caffè da noi: Lamberto Caimi, direttore della fotografia, Giancarlo Soldi, direttore di produzione, insomma tutto un gruppo affiatato che avrebbe portato a termine questo progetto. Purtroppo poi le cose sono andate in maniera diversa e adesso per me partecipare al film Il Pretore di Cuvio, nel quale curerò il cast, gli attori, le comparse, le location, è un po' come chiudere il cerchio. Aver chiuso, iniziato con Chiara un percorso, lo chiudo senza di lui, però in ogni caso lo chiudo. Ecco, un particolare ricordo che l'ha colpita di Piero Chiara, che non è, mi racconti un episodio che nessuno conosce. Allora, un episodio è sicuramente la sua umanità. Ma una cosa molto particolare che lui faceva non solo con me, ma che poi ho sentito che faceva con molte altre persone, era quando ti riceveva, tu stavi seduto davanti alla sua scrivania e lui leggeva alcuni pezzi dei romanzi che stava scrivendo, non ancora pubblicati, per testare un attimino quello che poteva essere il gradimento di un pubblico che lui riteneva adatto a poter dare dei consigli. E questa cosa mi ha colpito particolarmente, e in particolare all'epoca stava scrivendo Saluti notturni dal passo della Cisa, e mi ricordo che mi lesse due o tre cartelle, poi alla fine mi chiese cosa ne pensavo, se secondo lui funzionava bene o meno, eccetera. Questo è un ricordo che mi porterò sempre dietro, devo dire. Ci rimane che vedere il film, allora. Speriamo quanto prima di girarlo, i tempi di realizzazione sono quelli di un film, 5-6 settimane, quindi se tutto va bene per quest'autunno dovremo vedere. Renato Fugina, regista del Giorno della Memoria, ci racconti una sua impressione su questa serata? Beh, un po' presto ancora per dirlo, molto bella l'ambientazione, ecco, questo sicuramente si può dire, molto suggestiva, molto, molto bella, molto azzeccata direi, ci sta in pieno con Piero Chiara, con i testi, i romanzi, i racconti che ha scritto, per cui direi che è la location ideale. Lei che è un uomo di cultura, un regista, cosa rappresenta Piero Chiara o ha rappresentato Piero Chiara per la letteratura italiana?
Oddio, beh, sicuramente una pagina molto importante, direi, cioè un personaggio imprescindibile, credo. Nel documentario che presentiamo stasera c'è un'intervista a Mario Formenton, che era il direttore editoriale di Mondadori, e lui ha detto molto chiaramente che era uno degli autori più gettonati nella casa editrice, insomma aspettavano con ansia l'uscita del prossimo libro di Chiara, per cui ovviamente è stato un personaggio molto importante, anche se il successo che aveva molto spesso gli ha alienato la simpatia della critica, ecco, però questo non toglie che fosse un grande autore, un grande narratore. Fare la sceneggiatura di un libro di Chiara è particolarmente difficile, o anche dei personaggi, oppure è, visto che si parla della provincia, è abbastanza facile? Fare una sceneggiatura da un libro di Chiara comunque non credo sia un'operazione facilissima, per vari motivi, anche perché generalmente trarre delle sceneggiature da dei romanzi o dei racconti non sempre è così facile, anche se lui aveva una scrittura molto cinematografica in un certo senso, però ecco, io non vorrei dare delle risposte che non mi competono, perché non essendo sceneggiatore è molto difficile poterlo dire, ecco, posso intuire, ecco.